Cioè, piuttosto di fare... Attenzione! Ciao. È arrivato quel giorno della settimana in cui Yari mi sveglia alle 5 la mattina perché dobbiamo andare in bici. Il problema di oggi sarà che di nuovo abbiamo due Yari, quindi sarà un casino chiamarle. Comunque oggi, ragazzi, a parte il meteo non proprio sorridente questa mattina. Comunque, detto questo, oggi facciamo un giro della vita perché faremo una roba tipo 2000 metri di dislivello, 280 salite e un sentiero con un sacco di tornanti, tipo 136. Sei pronto, Yari? No. Mi pronto, Yari? Tra l'altro vi ricordo che Yari va in bici tipo da l'altro ieri. 6 settimane questa. E tra l'altro poi proviamo la nostra Specialized Live USL per vedere quanto dislivello facciamo, perché l'altro giorno sono uscito con Yari a fare un classico giro che facciamo dalle nostre parti. Praticamente io ho consumato col motore Shimano 3 tacchette su 5, mentre invece Yari, che aveva la SL, ha consumato solamente 3 tacchette su 15. Però sono curioso di vedere se riuscirò a finire questo giro tranquillamente con la batteria. Il nostro Yari con la Y, quello là, è già diventato un amatore di quelli veri, figa. Fa già il vigo perché deve andare a vedere le qualifiche della Formula 1. E mi raccomando, la crema pasticcera. Ecco, cominciò. Bene, siamo arrivati a I. Era Anu una volta. Davvero? Buco. E dopo il momento super quark con Yari, proseguiamo. E dopo 400 metri di dislivello abbiamo consumato la prima tacchetta su 15. Direi non male. E voi quante tacchette avete consumato? Penso un panino allo spec. Un panino allo spec, eh? E si continua a salire verso il Monte Manos. Tra l'altro mi sa proprio di montagna degli indiani, figa, Monte Manos, non so perché. E intanto spunta il sole. Cioè, in realtà sono 7:45, quindi. E davanti abbiamo i peggiori: i cross countrista e le biker che fanno il ritmo. E noi attaccarci? Sì. Beh, voi, solo voi però. Io ho il bottoncino in caso. È difficile fare i massari, La nostra crostata. Ecco, te lo sto dicendo io, che è una bella crostatina al rifugio. E continuiamo. 750 metri di dislivello e ancora una sola tacchetta delle 15 consumata. Se andiamo avanti così mi finisco prima io della bici. Quasi scollinamento del passo del cavallino e poi saliamo ancora a Monte Manos. Due tacchette adesso di consumo. 800 metri, due tacchette, non male. Ed eccoci, Capovalle. E abbiamo appena mollato la strada asfaltata e abbiamo preso la strada militare, giusto, Yari? Che va al Monte Manos. E intanto dietro ci pressano, ma noi non molliamo. Vabbè, dai, ti lascio passare, sennò che... Suzuki Jimmy, primo scorcio di giornata. Com'è la gamba, Yari? Per ora... A posto? Una volta che faccio meno fatica. Noi abbiamo consumato due tacchette ancora, 60%, ma l'eco come ce l'hai messo, non lo sai? Al 20, ok. Oggi facciamo anche il confronto tra la Levo e la Levo SL. Tra l'altro mi sono sbagliato, ho consumato una tacca di quella esterna e due di quella interna, quindi 3 tacchette totali. Ma quanto siamo di dislivello, Cisti? 1100, puttanis, non male. Adesso si sta aprendo, lì sotto c'è il lago d'Idro. Primo scollino, e che scollino di giornata, ragazzi. Sì, e invece siamo a Brescia. Eccoci, discesa adesso? Non sono neanche stanco. Sai che qua la camera d'aria, quando prendiamo Idro mi attacco dietro e mi faccio tirare su. Un po' di carboidrati liquidi. Momento feed. C'è il mango? Figa, lo spacciatore di mango essiccato, Yari. Poi meno mango. Non mi mancavano le tue battute di merda, Yari. Mango per niente. Attenzione, fine tuning per il Cisti. 4 click alla volta. Mi sembri qualcuno. Non click. Il nostro signo click. Prima discesa di giornata. E cominciamo già con lo spaccatino. Smosso. Un po' smossino. Siamo dietro al nostro Yari con la bici dagli eroi. Carino però, a parte che stiamo morendo, è un po' scavato dalla pioggia probabilmente. Poi come al solito Yari è partito a fuoco, e lui ha solo una velocità. O parti, o sei fermo o parti a fuoco. Mi sono appena distrutto uno stinco con una roccia. È il nostro Yari che impreca per il dolore. Ormai ha cambiato sesso. Cazzo, ma che figata è sto posto. Bello. E intanto si apre anche il panorama su Capovalle. Puttanis, ma se ti è smangiato dall'acqua sto robo. Raidini. Puttanis, che canalone. Canaloni, cuteroni. Che robe, signor. Quelli che piacciono a me proprio.
Attenzione, attenzione, trialista. Le mosse di Yaris le odio. Bene, dopo aver fatto la mossa alla Yari male, e adesso risaliamo verso il Montestino e soprattutto verso il rifugio, dove ci mangeremo un bel panetto con il salame. E dopo via di 136 tornanti, belli umidini. Comunque è una brutta malattia, Sì, sì, se non me le dà mi incazzo. Quelli che cominciano ad andare in bici veramente diventano i peggiori amatori, come Pialo uguale. Giusto dietro questa montagna c'è il lago Jitro. E attacchiamo la salita del Montestino con 3 tacchette consumate della batteria principale e ancora una di quella aggiuntiva, dopo più di 1000 metri di dislivello. Not bad. Invece come sono le gambe, Yari? Per ora da Dio. Sì? E com'è andata la discesa? Bene. Bene? Sì, io sono arrivato in fondo, avevo le braccia di legno. Quando sono in fondo poi sono contento. Ti sei sopravvissuto a un'altra discesa. Quanto sei al vendi batteria? 50. A 50 sei? Il nostro zillo. Dopo 1300 metri quant'è? 1300 metri ho consumato 3 tacchette di quella grossa e una di quella piccola. 4 tacchette totali su 15. Bene. Consuma niente sta bici. E intanto cominciamo a sudare come le fontane di Trevi. Dovete sapere che quel personaggio lì, quando siamo andati a camminare sul Pizzoccolo, mi prendeva in giro per le mie scarpe. Diceva che andavo a fare gli aperitivi perché avevo delle scarpe normali da corsa. Oggi invece lo prendiamo per il culo noi, perché c'ha le Salomon in bici. Poi con quel giallino lì non in tinta col resto della bici, male male, E intanto siamo scesi di un'altra tacchetta, siamo a 6 della principale e sempre 4 della esterna. Quanti metri? 1600. 1600? Tanta roba. Ed eccoli arrivati al rifugio del Montestino. Yari che fa le storie. Cosa è successo? Viene a piovere. Yari social, cosa hai fatto? Faccio la fotina a voi, vado. Siamo da sui 1700. 1700, vabbè, togliamo 100, 1600. Abbiamo ancora sempre le nostre 6 tacche di batteria e 4 di aggiuntiva. Cioè, ma avete capito questa cosa? Non hai iscritto al mio canale? Oggi mi iscrivo. Come ti permetti a parlare con Zigliani viene, senza essere viene iscritto? Con le scarpe da aperitivo e in più non sei iscritto al canale. Oggi mi iscrivo. Poi ha detto che vuole fare il 100 tornanti torso nudo, no. E lanciare giù la bici per fare il com. Scusa, puoi ripetere, scusa? Spingere la bici? No, tu non devi spingere la bici, ti sto dietro tutta la discesa. Bene ragazzuoli, mangiato abbiamo mangiato, panetto col salame, non ve l'ho fatto vedere così almeno Simone non si arrabbia. Ciao, grazie mille. Quindi regola, piedino fuori vale? No, per noi, per voi no. Ah, solo per voi? Ah, ok. Guardate che panorami ragazzi che vi porto a vedere. Ci siamo ragazzi. Avendo giù per fotina, dai. Un po' di portage. Yari, sai com'è la tecnica? Va che ti faccio vedere. Guarda, giri la bici nel verso giusto. Così, oppure guarda, quella ancora più giusta, prendi il pedale, così, la tiri su e te la metti a spalle. Che fatiche. Inizia lei tutte le foto? Ho tutti i tipi, con la nebbia senza estate, nebbia. Estate, inverno, autunno. Senza cane. La bici, via, fa la pe- con Luciana senza Luciana. Adesso ce l'hai con la bici? No, adesso facciamo. Ebbene, ce l'abbiamo fatta arrivare in cima. Potete vedere vista spettacolo sul lago d'Idro. Là c'è la Rocca d'Anfo, che andremo un giorno a visitare. Poi noi finito questo giro, noi siamo arrivati da lì. Scendiamo giù di qui, arriviamo in fondo al lago. Facciamo tutta la costa del lago fino ad arrivare a Idro, che è là in fondo. E poi da lì saliremo di nuovo fino a Treviso Bresciano per poi riscendere giù. Beh, Yari, sei pronto? Tutto così il sentiero, È easy, è solo così, Magari apriamo le sospensioni prima di fare un altro sentiero come il Secret Trail, tutto bello chiuso. Questo è il caso di farli a piedi se non vogliamo morire malissimo. Nel senso, la stessa generazione, ma io sono la generazione. Poi sono sposato, ho figlie, invece. Adesso non è che devi prendere le scuse, Ah, però. Oh, è già partito con. Figa, è un amatore. Cioè, sai cos'è? Sai che classe sei te? La stessa classe di Piallo sei. E partiamo con questo 100 tornanti. Ragazzi, appunto, come vi ho detto prima, 136 tornanti. Diciamo che non è il sentiero da fare tutti i dè. È buonissimo. Vino ronco, tutti i dè. Non è da fare tutti i dè, però ogni tanto venire a fare la sfidina dei 100 tornanti è figo. Poi dipende come lo fai, se lo fai in challenge con gli altri oppure se lo fai come Yari. Oh, la madonna, che no stress. Queste belle radicine in contropendenza sono sempre un piacere. Comunque vi consiglio di farlo anche solo per il panorama del rifugio lì in cima e anche poi per il giro in sé, perché è molto molto bello anche la salita. Voi ne avete fatto un giro lungo adesso, però se voi partite da Idro ad esempio
e salite su a Capovalle dalla strada, diciamo, normale. È figo, la salita è easy, ci mettete un'oretta e mezza a salire e insomma ve lo godete. Consigliato. Vai, vai, Ari. No, dai, vai, che ti no, guardo, no, un attimo. Ma non ti perculo. Seguiamo un po' il nostro Iari. È già il primo giollino. Sai cos'è Iari nella posizione, già che vedo che è un po' sbagliatino? Sei un po' troppo sdraiato indietro, troppo con le gambe piegate. Sei più in posizione d'attacco. Però non vai male, eh. Adesso vediamo nei tornantini. Oh, adesso ho sgonfiato un pelo l'ammo, siamo molto più bilanciati, mi sentivo un po' impuntato sull'anteriore. Ormai sono diventato fighetta su queste cose. Dai, te l'ho buono questo, Iari. Comunque sì, c'è un po' quel vizio lì di abbassarti tanto col culo. No, invece devi dargli fiducia, perché se stai così ti si scarica tutto l'anteriore. Perché non sei col peso in avanti. Devi dargli fiducia e poi vedrai che tiene. Cioè, piuttosto di fare... Attenzione! Buona? Vado? Vai, vai. Iari ha fatto un Superman da sdraiato. Tutto a posto? Figa Iari, zio cane. Non ti sto più dietro perché ti prendi male. Non mi devi stare dietro. Iari, è tutto a posto? Tipo, adesso ti è successo così perché non eri avanti con il corpo. È leggero, che è leggero, e appena prende una radicina che scivola, parte via e poi non la controlli più. Cioè, da dietro ti si vede proprio che tieni le gambe strette e stai indietro col culo. Invece devi stare con le gambe, non devono essere tese, perché sennò è sbagliato. Però devi piegarle un minimo e stare su col busto. Proviamo. Piega di più le braccia, stai bello giù col busto, però le gambe tienile un po' più rigide. E si comincia ad aprire anche il panorama. Guardate che roba. È una bomba, eh. Devo dire che anche qui sei un po' scavatino per la questione temporali. Facciamo uno espresso. Sì, dai. Bello, bello, bello. Ci sei, Iari, partiti verso l'infinito e oltre. Ti vedremo se va bene in fondo. A parte tutto, in discesa la levo veramente tanta, tanta roba. Guida come una muscolare. L'unica riserva che ho, come avevo detto nell'altro video, sono i freni. Se avessi montati un paio di XT, 4 pistoncini, basta. Sarebbe la mia bici della vita. Proprio stupenda da usare. Ste cazzo di radicine messe di traverso sono bastarde come... insomma, la morte. Momento tuning sulle bici. Abbiamo sgonfiato un pelo l'ammo a Iari perché aveva ancora quel 7-8 mm di corsa che non usava rispetto al davanti. Rallentato il rebound. E adesso per farlo stare un po' più in avanti, gli giro un pelo il manubrio. Glielo lasciamo molle. Che Iari le hai usate le scarpe per adesso? Mentre risalivi dagli argini dove sei caduto. A idroacrone sul lungo lago a fare l'aperitivo, lui è l'unico. Lui è l'unico fashion. Però sai cosa ti manca? Ti manca lo smanicato dalla montura. Stiamo un po' dietro agli Iari, così vediamo due numeri. Ma che roba qua? British Columbia, qua. Madonna, che stile. Madonna, ma no, da quando è che fai tutti questi inospressi, Iari? La bici che mi porta a fare strada. Ah, sì? Cioè, praticamente quando hai comprato la Tallboy c'era anche il pacchetto non spress integrato. Pacchetto bici degli eroi Plus Deluxe. Ah, questo qua è cattivo, eh. Perché è cattivo? Questo. Oppa. Portate a casa anche questo. Un giorno facciamo la challenge, li contiamo tutti e ci filmiamo tutti. No, non si può sbagliare così questo. Cazzarola, mi sono lanciato un po' troppo. Ma meglio? Va meglio, meno nervoso. Col manubrio come ti senti? Senti che è un po' cambiato o uguale? No, non ho notato. Di concepire la seta meno... Vai, ci sti che ti sto un po' dietro. Sennò almeno cambi un po' di soggetti. Sono capace di passare giù nel ballone qua. Seri. Attenzione, taglio di Iari. Proviamo anche noi. Madonna, cos'è questa roba? Ah, figa, bastardo questo, eh. Canato, devo tirarla su davanti come faccio di solito. E invece erano molto più facili una volta. Perché ai miei tempi si stava meglio. Attenzione, il nostro Cisti che sbaglia. Mica, sei veramente infurestato di bestia, sta roba. Questo è tosto. Valanga azzurra. Questo non so già va.
E ce l'abbiamo fatta anche questo. Stai sempre comunque con le gambe troppo piegate, Iari. Sì, devi stare con le gambe più, col culo più alto. Comunque, detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla parte panoramica. L'ultima prima di arrivare sul nostro laghetto. Cazzo, questo qua è bastardo, eh. Ma lo portiamo a casa. Che cazzo, signori. E intanto Iari che urla. Iari esaltato. Non manca molto ormai alla fine di questo scendo tornando du Brasil. Attenzione, prova il taglione. Vedi, è stato troppo esuberante. Chiesto troppo la bici degli eroi. Basta, Iari non dormirà stanotte perché non li ha chiusi tutti. Appena torniamo a casa si metterà sotto la doccia nell'angolino e poi si metterà a guardare film romantici mangiando il gelato. Meglio? Sì, un po' meglio, però faccio fatica, mi viene mal di gamba stare con te. Perché è così, deve essere così. Mi viene... Cosa? Infatti ora mi siedo in Italia. No, non devi sederti. Adesso ti sto dietro e vediamo se hai imparato quello che ti ho detto prima. Sei ancora troppo col busto su, sei troppo su. Già molto meglio. Pensa che dopo un po' mi viene mal di gambe. Cazzo, ma deve venirti mal di gambe. Sì, io lo sento molto meglio. Ok, questo è molto positivo. Devi anche accorgerti di quello che fai, nel senso non solamente seguire le indicazioni e basta. Siamo dietro al nostro cisti con la bici degli eroi. Com'è la bici degli eroi? La fa paura? Tradotto in italiano fa paura. Quindi siamo al lago Isidro, andiamo a fare aperitivino e poi ci sarà l'ultima faticona di giornata. Andremo a Treviso Bresciano per tornare poi a casa, facendo un sentiero che da appunto Treviso, più o meno nella zona dove eravamo prima, ci farà tornare in quel bellissimo posto della Degagna. Pausa a questa. E come al solito non sono fatto ripartire il Garmin e ho perso un'ora e mezza di giro. Quindi ci sarà dal Monte Stino un bel drittone che arriva a Idro. Una seggiovia in discesa che arriva a Idro. Si è capito, ho fatto il tutorial su come parcheggiare la bici, la stavo mettendo sbagliata. Madonna, le gambe cominciano a fare zigozago. Treviso Bresciano, passofobia. E abbiamo ancora 6 tacche della batteria principale e 3 della secondaria. Che sai cosa ti dirò di più? Per fare l'uomo, così non avete un cazzo da dire. Che io continuerò il giro fino a che non finisce la batteria davanti. Beh, c'ho ancora 5 tacchette della principale e 3 del bussolotto. Mi piacerebbe vedermi mollare, No, la mollare no. Oggi non c'è piano, ci sei tu, Iari. E fu così che si ritrovarono in Veneto. Ah no, Treviso Bresciano questo. Comunque io, ragazzi, scherzo, ma devo fare veramente un applauso a Iari perché... Cioè, è 7 settimane che va in bici, ragazzi. Cioè, capite questa cosa? Ed è venuto a fare il 100 tornanti e un giro da 2000 metri di slivello che... C'è gente che va in bici da anni e non l'ha mai fatti 2 metri di slivello. Dove non arriva la gamba, arriva l'ignoranza. Va, che roba. Tanta roba, Io sono un amante del nostro lago di Garda, ma quando becchi quelle giornate qui, sul lago d'Idro, tanta roba, ragazzi. E siamo scesi a 4 tacchette interne e 3 esterne. Quanto siamo cisti di slivello? 2-2, quindi se arrivo giù con ancora 3 tacchette interne e 3 esterne, la tento. Faccio ancora una salita da almeno 400 metri e arrivo a casa. Ma effettivamente ho fatto molta poca fatica. Comunque perché anch'io la macchina lì in Degagna, se no accompagniamo. Ah, immagino, sì, anche Iari ha detto. Arrivati all'ultimo scollino e infatti ci sono delle santelle dell'apparizione. Perché quando cominci a far fatica appaiono le madonne. Vento super quark, come potete vedere, ad Ano. Con l'H però. Aveva ragione il nostro Iari storico, Angela. Che bei paesaggi qua. Che figo. Molto strapiombante. Quindi adesso ora che lo so, verrò a farlo più volentieri. Puttani, se l'è smosso. Attenzione. Non lo so, ci sono passato anch'io però. Comunque, ragazzi, sono ancora dell'idea che per fare giri del genere serve o una bici come questa o una bici come quella di Iari. Non ce ne sono di banane, solo una bici veloce, leggera, che però in discesa ti conceda, divertente, insomma, una bici moderna e non un carro armato da enduro che va bene solo per far le gare. Cazzo, peccato che sia un po' così scavata. Molto da Alto Garda questo. Porca vacca, stavo morendo malissimo lì. Iari gambettino fuori. Oh, bello comunque, eh? È buona. Siamo arrivati, ragazzi. Giro finito. In realtà no, perché io continuo. Ed eccoli i nostri eroi.
Niente, allora ragazzi, vi saluto. A Prodi, tutto il movimento. Ciao belli. Grazie mille. Ciao. Ebbene, eccoci di nuovo a Vobarno e prendiamo insieme agli enduristi la salita del Cargiù. Quattro tacchette interna e una e tre di esterna. Ed eccoci allo scollino del nostro Cargiù. Dovremmo aver fatto altri 500 metri di dislivello. E la batteria continua a essere tre tacche interne e due esterne. Sono abbastanza colpito e impressionato, devo dire la verità. Adesso al posto di andare a destra qui, andiamo dritti e torniamo al nostro Fobiete, dove prenderemo il traverso su e giù che ci porterà dal nostro Ale in Veimagno alla trattoria a mangiarci una bella torta. Ancora due tacche esterne e due interne. Avevo ragione oggi quando dicevo che ci si va prima a finire di gambe, di fiato piuttosto che di batteria. Ho ancora quattro tacche di batteria, ma io personalmente non so se ho quattro tacche di energia vitale. Ehi, ciao Ale. Cochina zero, tortina al cioccolato e via. Bene, tortina e cochina mangiata. E adesso non so se sto per fare la cazzata della vita, ma sto salendo verso Selva Piana, dove sono andato l'altro giorno con Yari a fare il girettino di Madonna della Neve. Quindi faremo quel sentiero lì e boh, andiamo a vedere. Mi si è appena scaricato, cioè il Garmin. Ho dovuto passare al telefono su Strava, quindi perderò sicuramente qualche metro di dislivello. Sono veramente contento e mi sono accorto adesso che ho le braccia ustionate, tanta roba. Ho due tacchette, sono un po' in dubbio, ma chi se ne frega. Madonna della neve, via. Con l'attacco dei tafani mondiale oggi, porca vacca, sta umidità li ha fatti saltar fuori, oh, come i funghi. E anche questa è andata, Madonna della neve. Non ho idea del metro di dislivello, ma spero di aver superato i 3000, però almeno quello. Madonna, se mi sono strinato oggi. Ah, che spettacolo. Che spettacolo. Oh, ce l'abbiamo fatta. E ora ci vediamo tra un secondo per fare il resoconto del dislivello e gli ultimi pensieri e valutazioni finali di questa VSL, che ha ancora due tacche di batteria e non finiscono mai. Bene ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni per questa Specialized Levo SL. Beh, avrete visto dal video, mi ha davvero convinto, mi sono divertito un sacco ad utilizzarla in questi giorni, la sto tuttora utilizzando perché secondo me è una bici estremamente polivalente, soprattutto per un tipo di riding come quello che facciamo qui, dove ci sono delle salite molto ripide e anche tecniche quando andiamo sullo sterrato, e quindi secondo me l'assistenza che ha questo tipo di motore rispetto ad una levo tradizionale è proprio il giusto compromesso per fare tanti chilometri ma non avere il peso poi di un e-bike che ci penalizza magari un po' in discesa nell'agilità, nella giocosità della bicicletta. Alcuni dicono che è più rumorosa, secondo me invece in modalità eco è estremamente silenziosa rispetto anche a una levo tradizionale, anzi si fa quasi fatica a sentire il motore in eco, e questo secondo me è un bellissimo plus perché ci fa dimenticare quasi di avere una bici a pedalata assistita. Stesso discorso poi per l'assistenza, non è una bici che va utilizzata in turbo, non è una bici che va utilizzata come se fosse un motorino, ma questo ve l'ho detto negli scorsi video, è una bici che secondo me va utilizzata annullando quello che è il peso di una bici da enduro, la resistenza che si ha, che tutti conosciamo se abbiamo una bici da enduro in salita, e quindi ci permette di avere la sensazione di avere una bici molto molto più scorrevole, come potrebbe essere ad esempio una full da cross country. Questa è un po' la sensazione che ho avuto io pedalandola. Il motore poi è molto naturale nella pedalata rispetto al motore della levo tradizionale, e questo secondo me è un plus incredibile perché davvero, come vi ho detto, sia per la rumorosità anche per la sensazione in pedalata ci fa dimenticare completamente di essere in sella ad una bici motorizzata. Il range è stata la sorpresa più grande per quanto mi riguarda. Il mio obiettivo era quello di sfruttare la batteria al massimo ma senza affaticarmi, quindi il motore è sempre stato acceso, non ho mai fatto tratti spenti nemmeno in discesa, io non spengo mai le bike in discesa perché secondo me non ha senso. Anche nei tratti un po' più ripidi non ho avuto problemi, non ho avuto paura di utilizzare la modalità intermedia e il turbo, quindi secondo me è stato veramente un bel range test. Superare i 3000 metri è stata una soddisfazione incredibile. Ovviamente sono arrivato stanco, ma direi che i chilometri li abbiamo fatti e anche i metri di dislivello. Come vi ho detto prima, non è una bici da utilizzare come shuttle che ti porta in salita, ma è una bici che ci permette di fare tanti chilometri e tanti metri di dislivello.
Secondo me Specialized non ha inventato un prodotto, perché c'erano già delle altre bici con queste caratteristiche, ma l'ha estremamente ottimizzato. Ottimizzato perché ci permette di scegliere per il battery pack, ad esempio aggiuntivo, di utilizzarlo insieme alla batteria interna o scaricare prima una batteria e poi l'altra, e quindi questo qua secondo me è già un enorme plus, perché possiamo tenere la batteria aggiuntiva nello zaino e in caso di necessità montarla sulla bici e in un secondo arriviamo a casa senza nessun tipo di pensiero. E ottimizzazione anche per tutto quello che riguarda le funzioni, la pedalabilità, ovviamente tutta la parte strutturale della bici. Ad un occhio non esperto, l'Evo SL è una bici normalissima a muscolare, quindi quello che Specialized fa sempre è quello di prendere un'idea e ottimizzarla al massimo. Ovviamente questo tipo di lavoro si paga e si fa pagare, perché siamo ben oltre gli 8.000 euro, purtroppo costa e su questo non c'è niente da dire, ma sono sicuro che per un amante del marchio Specialized e per uno che vuole una bici ai vertici per quanto riguarda, come vi ho detto, l'ottimizzazione e le tecnologie, vale tutti i soldi che costa. Quindi se avete la possibilità di provarla, provatela. Ovviamente è una bici pensata, come vi ho detto, per dei rider che sono anche un po' allenati e vogliono sfruttarla al massimo pedalando e aumentare enormemente il range e la lunghezza delle uscite. Quindi ragazzi, non vi posso dire altro che provatela se avete la possibilità. Ovviamente ragazzi, resettate il vostro cervello quando andate a provarla, soprattutto se venite da un e-bike diciamo tradizionale, perché è proprio un concetto di bici diverso. Quindi per il resto, se avete altre domande o suggerimenti o pareri su questa bici, se l'avete provata o se la possedete, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Proseguirò sempre ovviamente con i test, le comparative e i vlog a caso, ma non sono mai a caso. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi, attivate la campanella qui sotto e noi ci vediamo alla prossima.